il caso di quella ragazzina che rientra nei problemi di ribellione nell'adolescenza e che, come abbiamo visto, presuppone il fatto che il comportamento che viene giudicato a volte a scuola anche severamente, in molti casi può essere compreso soltanto ricostruendo tutta la storia personale e in particolare quella situazione attuale che ne è l'esito. Abbiamo quindi prima esaminato, analizzato il caso di una simbiosi tra madre e figlia, in cui il problema della dipendenza era il problema centrale, che era molto difficile anche da far superare, perché era alimentato da entrambe le parti, e in questo caso invece abbiamo una ragazzina che sembra la perfetta antitesi perché proprio ostenta la sua indipendenza, che magari è più apparente che reale, sia nei confronti della madre, di tutti gli educatori, e in particolare abbiamo ricostruito come la sua esperienza scolastica sia particolarmente considerata allarmante. La ragazza al momento della presentazione alla ragazza è stata già prevista la sua bocciatura, che lei sembra di non vivere in modo drammatico, ma anzi di ritenerla la conseguenza di tutto un clima educativo sbagliato in cui lei non si riconosce. E in particolare abbiamo visto come la ragazza era arrivata a dormire a scuola come fosse una cosa normale, perché diceva che non era interessata, e l'insegnante e tutti anche gli altri professori ricorrono a dei metodi così punitivi. In particolare, la ragazza viene allontanata, il suo banco viene messo in fondo, distaccato dalle altre file dei banchi, e l'insegnante le dice: tu per noi da questo momento non esisti più. E questa è la ricostruzione al momento del primo incontro e poi della prima seduta. Vediamo la prima Sì, seduta. possiamo dire che si tratta di un caso che è abbastanza emblematico di quella che è la situazione in generale della società attuale, di come viene concepita la famiglia, di come viene concepita la scuola, tutte istituzioni che si trovano al centro di una situazione problematica. Per la quale non c'è più una chiara percezione di quello che era l'istituzione familiare e neanche della scuola, ma in definitiva possiamo dire che per quanto riguarda la scuola e le carenze che si trovano attualmente abbiano delle connotazioni che esistevano anche nel passato, che sono sempre esistite e che riguardano, come abbiamo visto, una insufficienza nel modo di concepire l'istituzione scolastica. L'istituzione scolastica è vista come un luogo dove occorre portare avanti dei programmi che vengono dati dai ministeri e dalle altre istituzioni didattiche, per cui il compito che si assume l'insegnante, il professore, tutta l'istituzione, la scuola, il preside, è quello di portare avanti questi programmi, di fare in modo che i ragazzi assimilino tutta una serie di materie che ovviamente sono necessarie per la formazione intellettuale del ragazzo, ma che ignorano completamente quello che è il problema della maturazione della personalità del ragazzo, che a parole si tiene conto anche, si vorrebbe tener conto anche di questo fatto, che il ragazzo non è soltanto un cranio da riempire di nozioni più o meno sofisticate, ma il ragazzo ha una sua personalità, una sua sensibilità, ha la necessità di realizzare determinati suoi ideali, determinate sue aspirazioni, di confrontarsi sia con i compagni e sia con gli insegnanti, con i genitori, i componenti
dipendenti della famiglia, e quindi tutte queste necessità di autoaffermazione, questo bisogno di confronto, questo bisogno di esprimere in maniera spontanea quelle che sono le sue esigenze, le sue aspirazioni, i suoi ideali, tutte queste cose che portano poi alla formazione della personalità portano anche a dei notevoli conflitti. Quindi portano a dei sentimenti di colpa, sentimenti di aggressività, risentimenti nei confronti di un'autorità che viene considerata più o meno oppressiva. Si tratta di tutti i problemi che chiunque debba percorrere il cammino che porta poi alla formazione, o dovrebbe portare alla formazione della personalità adulta, e in sostanza tutti conoscono, perché tutti sono passati per queste fasi, tutti sanno quali sono i problemi del confronto col compagno, con l'adulto, con le istituzioni che hanno come loro rappresentanti certi personaggi che sono considerati importanti, come i professori, i presidi, i vari componenti del nucleo familiare, eccetera. Quindi questi problemi, anche se si conoscono, tendono abitualmente ad essere sottovalutati, perché si considerano come le pietre miliari di un percorso che comunque è dato per scontato, per cui si dice a quell'età tutti passano attraverso quelle fasi, queste fasi ci sono per tutti, tutti a loro modo poi le superano, e quindi si dà per scontato che debbano essere superate. E non è fatto vero, perché se sono problemi, i problemi sono complicati, se sono difficili, se non si superano nella maniera giusta, ma vengono superati sì, perché il tempo è passato, quindi si è passati ad un altro ordine di problemi. Non è detto che quei problemi del passato che non sono stati risolti si dice sono superati nel tempo, ma non sono superati per quanto riguarda il problema dell'assimilazione, della formazione della personalità, eccetera. Quindi i discorsi che si riferiscono a questi temi, dei problemi della personalità, generalmente restano alla superficie delle cose, non sono approfonditi. Si considera importante che il ragazzo compia il suo iter scolastico, che vada bene a scuola, che sia abbastanza disciplinato, che non dia disturbo ai professori, ai compagni, che abbia un sufficiente grado di socializzazione, non ci si preoccupa di sapere che cosa prova dentro di sé il ragazzo, per quale motivo si comporta alle volte in maniera disordinata o in maniera provocatoria o in maniera aggressiva, perché sia inquieto, perché sia di malumore, perché alle volte abbia dei periodi di buon rendimento scolastico e altri periodi in cui invece rifiuta completamente lo studio. Tutte queste cose vengono risolte generalmente con frasi convenzionali, con molta superficialità. Se il ragazzo scalpita è un ragazzo che non è ben adattato, che frequenta cattive compagnie, sì, ma tutte queste cose vanno spiegate. Poi ci sono i profili degli insegnanti, formano dei profili anche degli allievi, cioè non si limitano anche ai voti, ma avrebbero l'aspirazione anche a così descrivere la personalità. Però questo resta poi un dato di fatto, non ci sono delle iniziative per restano dai dati di fatto descrittivi, e questo vale non soltanto per gli insegnanti, ma vale anche per i cosiddetti psicologi, che vengono chiamati a dare un aiuto per chiarire i problemi, per dare
una dei consigli agli insegnanti e che alle volte stilano anche delle resoconti dai quali si descrive il comportamento del ragazzo, compilano delle tabelle, si danno dei numeri, delle percentuali o di intelligenza o di adattabilità all'ambiente, ma poi non si va mai al nucleo, al centro del problema, non si esamina il modo come il ragazzo vive il mondo in cui è inserito, nella famiglia, quelle che sono le reazioni dei familiari nei confronti del ragazzo, non si cerca di capire perché il ragazzo rifiuta o il mondo della famiglia o il mondo della scuola o tutte e due, è disadattato ed ha la tendenza anche perciò ad avere dei comportamenti anomali, a fumare in maniera eccessiva, a assumere droghe, e tutte queste cose praticamente vengono accettate con una sorta di fatalismo, oppure non sono accettate e allora si hanno delle reazioni di tipo anche persecutorio nel confronto del ragazzo, o di rifiuto del ragazzo. Il ragazzo viene marginato, il ragazzo viene messo nell'ultimo banco, il ragazzo viene ignorato, viene considerato una suppellettile e non più una persona, e questo ovviamente porta poi a delle situazioni molto gravi, perché il ragazzo che si sente non accettato, trattato come una suppellettile scolastica oppure anche come un corpo estraneo al mondo scolastico, è destinato a sentirsi emarginato, a provare dei rancori, dei risentimenti nei confronti del mondo adulto o del mondo ordinato, della scuola, della società convenzionale, e quindi questi risentimenti e questi sensi di frustrazione o di rivalsa o di sfida permanente nei confronti della scuola si riflettono poi sul piano della società, del mondo che il ragazzo dovrà affrontare quando diventerà adulto. Ecco, saranno tutti atteggiamenti che faranno parte permanente della sua personalità e non arrecheranno un contributo positivo poi alla vita sociale del ragazzo e del mondo in cui il ragazzo vive. Il ragazzo che poi diventerà un adulto e dovrà avere a sua volta una sua famiglia, una moglie, dei figli, e quindi tutti questi problemi si scaricheranno a catena poi nel mondo familiare. E quindi questo è importante tenerlo presente, perché come vediamo in un caso di questo genere non si tratta di situazioni che si possano definire patologiche. Quindi se noi guardiamo questa ragazzina, vediamo la madre, vediamo il padre, e vediamo che sono tutte persone che hanno dei problemi, hanno solo dei malati mentali. Tutti hanno delle difficoltà ad affrontare queste situazioni. La ragazzina ha difficoltà a vivere in famiglia, perché in famiglia la coppia del padre e della madre non ha dato un esito positivo per la formazione della famiglia. I genitori hanno cominciato a litigare molto presto, quando la bambina era molto piccola. Quindi la madre si può pensare che si sia dedicata con tutta la sua buona volontà alla educazione della bambina, però è chiaro che è un'educazione che non ha dato risultati positivi, sia per il fatto che manca nella famiglia la figura paterna, e sia perché la madre ha delle caratteristiche che, in ragione della situazione burrascosa in cui la ragazza ha vissuto, è stata rifiutata dalla bambina emotivamente, come modello, come tipo di persona alla quale la bambina, la ragazzina doveva fare riferimento, non è stata considerata un modello soddisfacente. La ragazzina preferisce il padre d'altra parte sembra che anche lui sia molto affezionato alla bambina, però sembra che la sua personalità non sia molto matura, che sia portato ad affrontare certi problemi con una certa superficialità, e quindi qui vediamo che c'è tutta una serie, un insieme di persone che compongono questo quadro familiare, questo quadro scolastico, sociale, che hanno ognuno delle caratteristiche che possiamo definire positive, nel senso che
è consapevole più o meno del proprio ruolo e cerca di interpretarlo al meglio, ma in definitiva poi danno un risultato che è fallimentare, lo stesso anche i nonni, e per non parlare poi degli insegnanti. Gli insegnanti cercano ovviamente di mandare avanti i loro compiti nell'ambito dell'istituzione scolastica, devono impartire un certo insegnamento, trovano questo, questa bambina, questa ragazza che in pratica intralcia il buon andamento del loro lavoro, e hanno delle reazioni che possiamo definire sconsiderate, ma nello stesso tempo sono anche reazioni che sono prevedibili e sono previste, in quanto l'istituzione presenta delle carenze sostanziali, per cui anche l'insegnante non ha gli strumenti idonei per padroneggiare la situazione, per migliorare l'aspetto psicopedagogico della loro attività scolastica. Perché come abbiamo detto, come continueremo ad insistere, il compito psicopedagogico non può essere identificato col compito didattico, sono due cose che bisogna vedere in maniera distinta dal punto di vista della loro funzione e della loro finalità. Si capisce che chi compie qualsiasi compito di carattere didattico ha anche una funzione psicopedagogica, ma questa funzione psicopedagogica deve essere effettivamente poi svolta, deve essere realizzata, e in determinati casi, in situazioni molto delicate e molto complesse, non può essere svolta dalla stessa persona. Chi ha dei compiti di carattere didattico deve fare delle richieste esplicite di buon rendimento e di buone prestazioni nei confronti dell'allievo, che molto spesso sono incompatibili con quelle che sono le funzioni educative e le funzioni di carattere psicopedagogico, perché l'allievo, che in molti casi che si trova, si sente inadeguato allo svolgimento di quei compiti che gli richiede l'insegnante dal punto di vista della didattica, e può andare incontro poi a diverse reazioni, reazioni di risentimento verso l'insegnante, oppure crisi della propria autostima in quanto sentimenti di inadeguatezza rispetto ai compiti che deve svolgere, e quindi sentimento di estraneità all'ambiente in cui dovrebbe sentirsi adeguato e invece di fronte al quale non si sente adeguato, quindi crisi di ansia, crisi di depressione. Tutte queste situazioni non sono situazioni che possiamo definire patologiche, sono le situazioni insite nella situazione psicopedagogica e nell'istituzione scolastica, e quindi devono essere valutate nell'ambito dell'istituzione scolastica in funzione dei compiti che questa istituzione è chiamata a compiere. L'istituzione scolastica non è chiamata soltanto a impartire degli insegnamenti al ragazzo sul piano delle date della storia o dell'esecuzione di compiti matematici o dei belli temi di italiano, e deve dare la possibilità all'allievo di sentirsi sicuro dei propri mezzi e di poter utilizzare quelle che sono soprattutto le sue capacità spontanee di realizzazione, e soprattutto di evitare che si abbiano delle crisi di carattere psicopatologico. Quindi queste crisi psicopatologiche noi nell'ambito della psicopedagogia scolastica non le dobbiamo considerare come malattie, dobbiamo considerare come delle tappe del percorso della formazione della personalità in cui l'individuo è impegnato a ritrovare se stesso e a scoprire, a cercare di capire qual è la sua individualità,
e la sua personalità, perché la formazione della personalità è anche una scoperta per chi deve realizzare se stesso. I ragazzi, soprattutto nel periodo dell'adolescenza, sono spesso smarriti per quanto riguarda la coscienza della propria personalità, della propria individualità. Si chiedono chi possono essere, con chi, e spesso per sfuggire a questa ansia della identità cercano di trovare questa identità in qualcun altro. C'è il problema appunto della identificazione con qualcun altro, che può essere un modello di persona matura, come può essere lo stesso insegnante o qualche persona della propria famiglia. Ma molto spesso accade anche che l'identificazione venga ricercata in chi si ribella all'istituzione, in chi manifesta il suo disagio con atti aggressivi di autoaffermazione in consulta, e quindi con atteggiamenti che sono al margine di quello che è il comportamento regolare dal punto di vista sociale. Tutte queste forme di identificazione indicano uno stato di disagio per cui il bambino, il ragazzo, l'adolescente che non riesce a trovare se stesso cerca un ancoraggio, un punto di riferimento sul piano dell'esteriorità, per rimanere poi insoddisfatto anche di questa soluzione. Tutte queste cose fanno parte della formazione della personalità e quindi vanno discusse nelle sedi adeguate. Chi può aiutare il ragazzo a discutere queste cose? E questo è il problema che noi ci poniamo discutendo questi casi, perché come vedremo, questi casi alle volte possono avere degli aspetti interessanti, alle volte possono sembrare anche banali perché sono di corrente esperienza da parte di tutti, però hanno sempre la proprietà di mettere in luce, di mettere in evidenza l'urgenza di questo problema, perché questi problemi che noi troviamo in questi casi, vediamo che non trovano una via di soluzione nelle attuali istituzioni, restano problemi irrisolti. Quindi questo caso si potrebbe anche affrontare in triplice modo, cioè seguendo la ragazzina dal punto di vista analitico psicopedagogico, seguendo i genitori e seguendo anche gli insegnanti che dalla sua scuola, no? Quindi sì, è un triplice obiettivo che si prevede anche questo, è evidente, ma quello che dobbiamo segnalare e mettere in evidenza è che questo è un problema che deve interessare le istituzioni, e sappiamo che siccome la famiglia è attualmente un'istituzione piuttosto evanescente, e d'altra parte non si può pretendere dai genitori di avere una formazione specialistica, e che l'istituzione pubblica più importante è proprio la scuola, è nella scuola che bisognerebbe trovare la soluzione di questi problemi, perché è la scuola che dovrebbe avere una funzione educativa sia sul ragazzo, sia sugli insegnanti e sia sui genitori. E quindi nella scuola ci dovrebbero essere le possibilità che consentono di affrontare questi problemi e di risolverli nella maniera più soddisfacente possibile, sia per il ragazzo, sia per i genitori e sia per gli stessi insegnanti, perché come vediamo le carenze fondamentali noi le ritroviamo sia nel ragazzo che si sente marginato, isolato, state lì, tu non esisti più, sei un essere che a noi non serve, sei un corpo estraneo, eccetera. Quindi è chiaro che questa non è una soluzione. Questa non è una soluzione da parte della scuola, no? Vediamo che i genitori sono insufficienti. E allora, perché possano apprendere qualche cosa? Da dove la possono apprendere i genitori? La possono apprendere soltanto da delle persone specializzate che hanno un'esperienza ed una competenza per la conoscenza e per il superamento di questi problemi, e che devono essere presenti nella scuola, e che non possono essere l'insegnante di greco o di latino, perché l'insegnante di greco o di latino insegna greco, latino, storia, geografia, e non può mettersi lì a impegnarsi nella psicopedagogia. Ci deve essere un personale specializzato in psicopedagogia che fa solo questo lavoro.
perché ci sono anche gli insegnanti che sono più sensibili e che magari si interessano dei problemi della famiglia, ma perché se la sono fatti loro la preparazione, perché mica queste cose le insegnano all'università. Ci sono gli insegnanti, per esempio, a capita che ci siano proprio gli insegnanti di ginnastica, di educazione fisica, che magari si sono interessati di psicoanalisi, alle volte hanno fatto anche un'analisi personale, e allora si occupano di queste cose, se ne interessano nell'istituto dove insegnano educazione fisica, ma se ne occupano per dare un aiuto ai colleghi, perché vedono che ci sono dei ragazzi che sono in difficoltà, e allora cercano di aiutare questi ragazzi, ma sono iniziative personali, sono interventi che dipendono da iniziative, da interventi di persone che vivono nella scuola, che insegnano nella scuola e che si prendono a cuore queste situazioni particolari, ma non sono compiti che sono stati istituzionalizzati nella scuola perché la scuola si è resa conto che questi problemi fanno parte integrante della problematica scolastica, dell'aspetto psicopedagogico dell'insegnamento dell'educazione. No, questo non c'è attualmente, non c'è, e sembra che nessuno si renda conto invece della necessità che ci siano figure di questo tipo che devono aiutare sia i ragazzi, sia i genitori dei ragazzi e sia i loro stessi colleghi, perché esistono tanti insegnanti, tanta parte del personale scolastico che è in difficoltà dal punto di vista del rapporto emotivo con i ragazzi, con i genitori, persone che hanno dei problemi psicopatici, personalità psicopatiche nei quadri dell'insegnamento e che naturalmente non aiutano il buon svolgimento della scuola e dell'insegnamento e della formazione, della maturazione della personalità degli allievi. E quindi queste persone generalmente poi sono emarginate a loro volta dai colleghi, perché noi abbiamo degli esempi anche di questo tipo e ne potremmo portare, e sono emarginate dai colleghi, prese in giro dai ragazzi, tartassate dai genitori e dalle famiglie, e diventano un po' lo zimbello del mondo scolastico in cui vivono. Questo danneggia sia queste persone, ma danneggia anche l'istituzione scolastica, perché quando l'istituzione scolastica non è in grado di riparare questi danni che esistono nel suo organismo, è chiaro che viene ad essere pregiudicata tutta l'immagine della scuola, viene ad essere messo in dubbio, in forse, il significato anche della stessa scuola. Che il significato della scuola dovrebbe essere quello di avere una funzione permanente di educazione di tutti i partecipanti a questo mondo scolastico. Se qualcuno da fare qualche osservazione, meglio che la faccia, non so. Sì, ma in effetti è così, cioè, si rivolgono all'insegnante di religione. Ecco, sì, ecco. Questo ogni scuola è poi ha qualche... Che poi ammanisce il suo giudizio, capisci? No, ragazzo, difficile, questo, quell'altro, abbiate pazienza, così. Però non è una soluzione. Mandatelo in parrocchia. Questo che anche nell'asilo. Lo facciamo giocare a pallone, lo distraiamo, lo inseriamo nella squadra di calcio. Una figura all'interno della scuola sarebbe positivo, anche perché proprio poco fa parlavo con una persona che fa l'insegnante di sostegno in una scuola materna e che mi dice che il problema è che poi comunque anche dal punto di vista economico molte famiglie non possono permettersi di affrontare un percorso privato comunque di psicoterapia o di psicopedagogia. E quindi poi il rischio è che questi bambini vengano etichettati, che magari soprattutto anche per sindromi da disattenzione che vanno in voga adesso, eccetera, magari vengano messi sotto trattamento farmacologico.
già magari durante le elementari, quindi da una parte vengono etichettati, dall'altra viene ignorato un problema che poi è in seno alla famiglia e alla scuola. Viene perso un tempo insostituibile. Anche perché non c'è la qualità. Lei pensa a un bambino di 6 anni che a settembre va a scuola. Invece di cominciare a luglio andiamo un po' a vedere com'è la scuola, cos'è. Questo è già un trauma, per molti bambini questo è un trauma. Per la maggior parte dei bambini. Ha già la scuola materna. È un trauma palese, perché poi c'è il caso anche del trauma, che il bambino tutto compunto, tutto ligio, va a scuola come un soldatino, ma è traumatizzato lo stesso. Improvvisamente si trova in mezzo agli altri. Non va bene. Era molto meglio nel Medioevo, quando c'era la gradualità e ti infilavano nella bottega, perlomeno c'era meno gente. E sì, comunque l'importante dovrebbe essere sapere che questi problemi ci sono. E non è che il bambino a quell'età deve per forza andare a scuola, perché il suo DNA è fatto in modo da affrontare la scuola, non c'entra niente il DNA qui. E qui è il problema di un essere psichico, di un soggetto che ha vissuto fino a quel momento in un certo mondo, che aveva certe caratteristiche protettive di integrazione, quando la famiglia va bene, perché poi se poi va male è già traumatizzato in partenza, ad un trauma si aggiunge anche la rabbia della famiglia. Tutte queste cose, se c'è una scuola, devono interessare la scuola, non è che possono interessare il medico dei matti o lo psichiatra o il neurologo, devono interessare chi si occupa dell'educazione del bambino. Il medico scolastico, chi è il medico scolastico che comincia a vedere, gli segnano le cose, le valuta? Va al neuropsichiatra infantile, che non capisce la marcia, poi hanno un raggio enorme di scuole. Sì, neuropsichiatra infantile è difficile che capisca qualcosa. Bisogna dire le cose come stanno. E queste cose non si deve neanche avere paura di ripeterle, perché finché le cose vanno male e non vanno bene, bisogna ripeterle. Ma ci sono diverse maniere di affrontare queste cose. Certe maniere vanno abbastanza vicine al problema, altre vanno completamente al di fuori del problema. E dato che la maggior parte dei casi le cose sono praticamente ignorate o misconosciute oppure trattate male, allora bisogna ammetterlo questo. E nella maggior parte dei casi le persone che sono addette e dovrebbero avvertire la responsabilità di questo compito dell'educazione dei bambini non sono all'altezza della situazione. Non c'è un'istituzione scolastica qui a Genova, diciamo tutta Italia, che possa considerarsi adeguata per quanto riguarda i compiti dell'educazione. Io penso di no. Non so se qualcuno ritiene che ci sia. Isola Felice. Non lo so. Perché questi problemi ci sono dappertutto. Non è che ci siano in una scuola o 10 scuole. Basta che tu entri in un mondo nuovo, capisci? È quello il problema. No? Portandosi non c'è gradualità nell'accesso al mondo nuovo. E improvvisamente si trova da una posizione A a una posizione B. È la formazione degli insegnanti che è un impegno complesso, perché non sempre c'è coscienza di questi problemi. Non democratica, non popolare. Sì. Non vogliono riconoscere. Sono delle icone. Vorrebbero essere. Ed è sempre stato così, Non è che si tratti di dire è la scuola autoritaria, è la scuola democratica, è la scuola popolare o la scuola aristocratica. Queste carenze ci sono in qualsiasi tipo di scuola. Sì, io sono convinto di ciò. Italiana e soprattutto se ci sono soluzioni
Sì, sì, ma non solo in Italia, ma anche all'estero, non è mica che si debba dire. Del resto, l'America fa qualcosa però, in tal senso, sono più avanzati. Ma non è ma, sì, magari hanno certo dei metodi più. Ma la sostanza. Gli studi americani, l'ufficio matricola delle università americane è un ministero in cui valuta quello che hai fatto dall'asilo fino alla scuola e ti dice che devi fare così. Lì usano anche dei metodi addirittura inquisitori. Sono degli uffici matricola, se conoscono tutto della polizieschi. Non conoscono niente. Sì, da un eccesso all'altro magari. Sì, ma non si tratta di concepire l'educazione dal punto di vista poliziesco. L'educazione deve dare un aiuto, non semplicemente catalogare e inquadrare. Lì c'è la tendenza appunto a fornire delle notizie, degli inquadramenti di tipo standardizzato secondo quegli schemi pragmatistici della psicologia americana. Però comunque c'è maggiormente la coscienza del problema, c'è più la coscienza del problema. Qualcosa acchiappano, ecco, però il problema base, fondamentale, è il modo di concepire la personalità. Perché se la personalità è concepita sempre con i vecchi metodi, come una specie di accumulo di esperienze negative che vengono dall'ambiente, che quindi l'individuo viene fuori come l'ambiente l'ha forgiato, in contrasto con quell'altra posizione di tipo lombrosiano, per cui l'uomo se è un delinquente è un delinquente nato, se ha certe caratteristiche le acquisisce in funzione del suo DNA. Sono due concezioni che sono formalmente errate, perché ogni individuo ha in sé la possibilità di essere cosciente del proprio essere e di averte la coscienza di dover realizzare se stesso come qualcosa di originale. Ognuno ha questa esigenza di realizzare se stesso come qualcosa di unico, di originale, di qualcosa che non gli viene né dall'ambiente, né dal DNA, né dalla trascendenza, né dall'alimentazione o dalla vicinanza di qualcun altro. E questa è la base della personalità. Poi si capisce che questa base viene condizionata, può essere modificata, ma sempre in ragione di uno stato di sofferenza che provoca nell'individuo, perché l'individuo ha l'aspirazione di essere autonomo, di essere libero, ha in sé questa esigenza, che poi non viene mai compiutamente realizzata, perché ogni uomo ovviamente è sempre condizionato. Ma da questa base nasce una situazione conflittuale, e quindi ogni individuo, ogni uomo è un conflitto vivente, e questa situazione conflittuale deve essere compresa, capita caso per caso. Un conflitto è sempre diverso, gli elementi sono conflitto, gli stessi, ma sono combinati. Conflitto è sempre uguale, perché ognuno vuole essere se stesso e si contrappone agli altri, al mondo, a tutto l'universo. Che è disuguale. Lui vuole essere unico. E allora nasce questo mito dell'uomo che in realtà sarebbe spinto da Satana, perché sarebbe una volontà maligna che spinge l'uomo verso l'infinito, quando l'uomo deve rassegnarsi ad essere limitato, finito, deve sottomettersi all'autorità, perché è l'autorità che è la perfezione e l'uomo è imperfetto. E l'uomo dice: no, io solo voglio la perfezione per me. Io sono tutto e gli altri non sono niente. Questa contrapposizione c'è in ogni uomo e c'è poco da fare. Viene elaborata in maniera diversa, ma è la base sulla quale si costituisce la personalità. E nell'uomo c'è Dio e c'è Satana, e c'è poco da fare. Poi faremo l'analisi a tutti e due. Bisogna fare c'è dipendenza e autonomia. Bisogna fare l'analisi a tutti e due, certo. Addio è la Satana. Da dove nascono? E nascono da noi stessi, da noi, siamo noi. Sono i nostri mostri. Siamo noi. Se noi non cominciamo a capire queste cose. Ovviamente Freud.
non capiremo mai. Jung. Perché noi non è che siamo soltanto degli istinti, delle pulsioni, cioè, no, noi siamo Dio e siamo Satana, e siamo tutte e due queste cose. Ecco, quindi, e bisogna cercare di capirle, e non è mica tanto facile, però bisogna avere la coscienza che questo compito ci spetta obbligatoriamente, perché ogni uomo è educatore ed è educato ed è educando soprattutto. Ecco, e poi non vuole neanche essere educato, vuole educarsi da sé, questo è l'altro problema, è poi fondamentale. L'educazione, educarsi, vuole educarsi, che è un problema che non sempre viene fuori, perché certe persone sembrano accettare di essere educati, hanno un atteggiamento conformista, un atteggiamento che però appunto bisogna vedere quanto sia autentico. E sono tante cose di e questo è un problema fondamentale, che non fa parte semplicemente della pediatria o della neuropsichiatria infantile o dell'educazione scolastica, no, è un problema dell'uomo, è l'uomo stesso che si trova di fronte a questi problemi, e quindi è un problema sociale. È un problema sociale, e più lo riconosciamo e più abbiamo problemi poi dopo. E certo, perché da dove nascono poi tutti i conflitti tra le stesse istituzioni? Prima fase della vita. I conflitti tra le istituzioni, nel modo di concepire la formazione dello Stato, la struttura dello Stato, i rapporti tra le nazioni, le diverse culture, le diverse società. È un compito psicopedagogico che difatti così è stato riconosciuto da molte istituzioni psicopedagogiche e religiose, per esempio l'Ordine dei Gesuiti, la Massoneria, sono tutte organizzazioni psicopedagogiche che si sono poste il problema della riforma, della rieducazione dell'uomo. La Chiesa Cattolica è un'istituzione psicopedagogica. Evidentemente Martin Lutero, che era un agostiniano, no? La sua funzione era quella di educare. Tutte queste istituzioni psicopedagogiche poi alla fine dominano il mondo, perché ogni istituzione che ha riconosciuto in sé un valore universale per i compiti che svolgeva, come per esempio la stessa istituzione dell'alta finanza, a un certo momento l'alta finanza domina il mondo, adesso hanno in mano tutto il potere mondiale, perché chi ha i soldi in mano è in mano gli stati, è in mano la società, sono più forti degli stati, e sono più forti, sono soldi dei risparmiatori, sì, il problema è quello che la finanza vive sui risparmi, sì, si serve di questi risparmi nostri messi da parte da noi per controllarci, dominarci e condizionarci, e quindi esercita un compito psicopedagogico e ritiene che sia giusto così, perché solo loro conoscono il valore e il significato del denaro, mentre gli altri sono degli ignoranti, non capiscono nulla, e quindi devono essere trattati come dei selvaggi o dei bambini. Sì. E questo è l'atteggiamento. Non hanno mai capito che bisogna essere tutti quanti diversi con gli stessi diritti. Sì, ma siamo noi che non capiamo questa situazione, perché noi riteniamo che la finanza sia così uno strumento che è utile per gli stati, perché mette da parte i soldi e gli stati poi li usano per darci servizi. No. I servizi sono calci nel sedere che ci avevano dati. Questi sono i servizi. La finanza lavora con i soldi nostri. E con i nostri soldi a proprio vantaggio, a vantaggio di quei signori che si sono riusciti ad appropriarsi di questo potere economico, perché il denaro è il potere economico, e essendosi appropriati del potere assoluto ritengono anche di averne il diritto, perché esercitano questo potere, perché loro conoscono qual è il vero valore del denaro, mentre gli altri non lo sanno. Gli altri così si procurano il denaro, ma poi cosa se ne fanno? Non sanno come servirsene. E lo mettono in banca, e il banchiere invece sa come servirsene. Quindi in questa maniera si controllano effettivamente tutti i popoli, gli stati, i continenti. Il popolo non sa controllare. Quindi quello che determina l'organizzazione sociale
è sempre un principio psicopedagogico. Che sia giusto, che sia sbagliato, c'è sempre alla base un principio psicopedagogico. Perché anche nel potere del denaro c'è una valutazione psicopedagogica della funzione di questo bene, di questo potere economico e dei suoi effetti sulla formazione della personalità dell'uomo. Perché chi ha il denaro acquista una funzione, un'immagine di ordinamento della società, di gestione di quelle che sono le forze che devono mandare avanti le nazioni, i popoli, devono produrre la ricchezza, il bene economico e quindi il sostentamento degli uomini, delle società, delle famiglie, eccetera, e quindi hanno anche il diritto di fare quello che viene chiamato il lavoro di Dio. Il lavoro di Dio è questo, di produrre questa ricchezza che poi deve essere gestita da chi sa come deve essere gestita. Però la producono ma non la distribuiscono, è quello lì perché se la tengono per loro. La tengono per loro, ma loro dicono la distribuiamo secondo criteri logici che conosciamo soltanto noi, per il bene degli altri. Questa è la filosofia. E poi ci saranno naturalmente diversi modi anche di concepire questa gestione della ricchezza, perché ci sono quelli che dicono e noi abbiamo una visione aristocratica delle cose, cioè ci sono quelli che sanno qual è il vero valore del denaro, della ricchezza, la fanno gestire bene e quindi devono essere gli illuminati, perché gli illuminati sono questi, sono un piccolo ristretto gruppo di gestori del bene economico, i quali ritengono di essere illuminati da Dio. Ed è un'idea che è nata nel Rinascimento e si è sviluppata poi con le idee dell'economicismo dell'età contemporanea, in sostanza, perché è nell'età contemporanea che si è ritenuto che l'economia dominasse tutta la cultura dell'uomo, a cominciare proprio dalla mente, dall'animo dell'uomo, perché l'economia è il modo di vedere e di valutare le cose in funzione del raggiungimento del massimo utile col minimo dispendio di energia. E questo viene considerato anche il criterio secondo cui si creano i concetti scientifici. I concetti scientifici sono tanto più validi dal punto di vista scientifico in quanto hanno un valore economico. Consentono di controllare il massimo numero di fenomeni col minimo dispendio di energia. Lo scienziato cosa fa? Con determinate formule che sono semplici economicamente maneggevoli, utilizzabili, ottiene il massimo risultato dal punto di vista del vantaggio materiale, dell'utile. E quindi i concetti scientifici sono tanto più scientifici quanto più sono utili, quanto più sono praticamente applicabili e utilizzabili dal punto di vista del rendimento, della funzionalità economica. E questi sono i concetti che sono nati proprio nel periodo post-kantiano, con Mach, con Averanus, con tutti gli empiristi che si sono occupati, Adam Smith, che si sono occupati del rapporto tra economia e scienza. E quindi questi concetti sono passati senza che noi neanche ce ne rendessimo conto, nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di agire, nel nostro modo di gestire i rapporti sociali, nel modo di costituire gli stati, nel modo di costituire le scuole, l'educazione. Tutti si sono serviti di questo modo di concepire le cose, che non è un modo di concepire le cose che è venuto direttamente dai banchieri. Allora, i banchieri sono nati su questo terreno. Perché agli inizi il lavoro del banchiere veniva visto come un lavoro strumentale e i soldi sono utili e bisogna utilizzarli per raggiungere degli scopi
che dovrebbero nobilitare l'uomo, l'uomo dovrebbe costruire dei valori etici, estetici, sociali, eccetera, e il denaro dovrebbe essere quello che serve per produrre gli strumenti elementari. Ma con la concezione dell'economicismo tutto questo viene capovolto, perché anche i valori etici sono considerati etici dal punto di vista economico, nel senso che vale quella dottrina che è stata elaborata dagli empiristi scozzesi, ecco, per cui sono tanto più etici quei concetti e quei principi che danno il maggiore utile al maggior numero di persone che costituiscono una società. Quello che è più utile per il maggior numero di persone e che costituisce una società, quello ha un più alto valore etico.